In questi anni abbiamo visto dal punto di vista della capacità propositiva e anche della capacità di analizzare i veri mali che affliggono questo territorio. Quello che invece mi ha non sorpreso, amareggiato, è il vedere liquidare argomentazioni serissime come quelle che sono venute dalla minoranza di questo Consiglio con, come dire, quell'atteggiamento che è un mix di strafottenza e, come dire, tentativo di mettere in ironia ogni cosa, che nel corso di questi anni ha perso progressivamente anche il suo diciamo, aspetto più divertente. Ed è arrivato anche a sbeffeggiare una collega, dichiarandosi, come dire, contento e ammirato per la sua camicia. Vede, Presidente, quando ci si rivolge a una minoranza che avanza delle proposte e soprattutto ci si rivolge alle donne di questo Consiglio, io credo che non le sia consentito fare apprezzamenti sull'abbigliamento di ognuna di noi. Così come a noi non è consentito fare apprezzamenti sui suoi addominali, Presidente. Invece avrebbe potuto affrontare con grande serietà le argomentazioni politiche portate dalla minoranza di questo Consiglio. Noi abbiamo stravolto il collegato che avete portato in Commissione. Ce lo vogliamo dire con chiarezza? È partito con una folla di milioni per pagare dazio alla Lega, non Lega Nord, Lega da oggi, per votare un referendum indipendentista che non si farà mai. Siamo stati noi a scoprire che avevate inserito un golpe, un vero e proprio golpe, sulle norme relative alla pubblicità delle slot, fregandosene bellamente non solo di quello che sta avvenendo a livello nazionale, perché anche la discussione a livello nazionale è più avanti rispetto a quella che sta avvenendo in Liguria sul tema del gioco d'azzardo, persino quella che comunque a me non convince, e sono dell'idea che in questo territorio debba essere mantenuto lo spirito della norma del 2012. Siamo stati noi a proporre a questo Consiglio di inserire una modifica pesante sulle questioni relative alle norme dell'accreditamento e alle risorse che spendete sul campo sociale. Siamo stati noi a chiedere che venisse tolta quella norma indecente di liberalizzazione delle medie strutture di vendita nel caso di realizzazione di parcheggi. A me non interessa se la maggioranza di questo Consiglio non argomenta con propri punti di vista quello che sta avvenendo. Sinceramente ne sono quasi contenta, perché non so se riuscirei a sopportare, non sono preoccupata come la Salvatore o come Rossetti da questo punto di vista, del fatto che voi non parliate. Mi sono abituata, in 2 anni e mezzo ne ho sentite pochissime di parole e devo dire quasi sempre anche poco argomentate. A me interessa un'altra cosa, e cioè il Presidente di questa Regione, di fronte al fatto che arriva in Commissione da assessore al bilancio e presenta un collegato con dei contenuti, e quei contenuti vengono stravolti da una discussione che a tratti è stata persino accolta, diciamo, nel contributo della maggioranza, io ne ho dato atto di questo, vengono stravolti e viene messa per fortuna a sistema una norma finalmente, diciamo, no? Con dei contenuti che peraltro nella votazione abbiamo votato a seconda, diciamo, della sensatezza, con atteggiamenti diversi. Il PD non ha fatto un voto uguale all'altro, tanto abbiamo giudicato i singoli aspetti di quel collegato, tanto abbiamo giudicato con serietà i singoli aspetti di quel collegato. Ecco, sentirci dire che siamo una minoranza nostalgica, malinconica e poco propositiva di fronte al fatto che come Presidente si è dovuto rimangiare completamente
il piano che aveva portato a questo Consiglio, non lo so, forse può reggere nell'argomentazione mediatica, forse possiamo continuare a raccontarcela, diciamo, in giro per la Liguria, ma io credo che questo territorio soffra a causa di questa mancanza di strategia e il nostro dovere è cercare di portare dei contributi in termini di proposte, e quando lo facciamo con la serietà, con la capacità critica e con la capacità propositiva che abbiamo messo in campo durante questa sessione, vogliamo essere rispettati e lo vogliamo tanto più dentro quest'Aula. Per cui, Presidente, come dire, davvero credo che abbia perso un'occasione anche di rispetto nei confronti di una minoranza che sarà quello che sarà, ma l'ha evitato delle grandi brutte figure anche in questa discussione.